Senti, partiamo da lì. Quante volte lo sognerai? Sicuramente capiterà che lo sognerò, però devo guardare avanti. Ci stanno gli errori, sono anche più gravi. Magari poteva funzionare il risultato, però guardo più alla prestazione che ho fatto io, che ha fatto la squadra, che sicuramente va al di là dell'errore individuale. Avete dimostrato di volerla recuperare proprio a tutti i costi. Sì, sì, penso che la gente deve essere orgogliosa di noi perché andare sotto di 2-0 contro la Juve non era facile recuperare. Quindi siamo in un momento sicuramente positivo e veniamo da 4 risultati utili che quest'anno sono la prima volta. Quindi dobbiamo dare continuità e sabato a Roma con la Lazio ce la giocheremo. Cosa hai pensato quando l'arbitro ha tirato fuori il cartellino giallo sul fallo? Sicuramente ero un po' anche nervoso perché era una partita insomma che valeva tanto, quindi sono stato un po' forse miserato con le proteste, però diciamo che mancavano 10 partite, sicuramente se non la prendevo ora la munizione la potevo prendere dopo. Preferisco saltare questa partita che le ultime 8 che saranno sicuramente più. Ma perché sei liquidato? Sì, sono scoperto. Ah, insomma, tu dici ci vediamo con la Fiorentina. Ah, ci vediamo con la Fiorentina, ma allenerò benissimo in queste 2 settimane per essere pronto fra 2 domeniche.